Ben ritrovati a Primo Tempo. Oggi parleremo di agenda digitale. Beh, sembra incomprensibile. Burocrazia web, Italia in ritardo, è il titolo che possiamo tradurre. Uno degli ambiti in cui la digitalizzazione del nostro paese potrebbe essere più fruttuoso, cioè trasformare tutte quelle code, quei certificati che lo Stato ci richiede in un click, è uno degli ambiti, è uno degli obiettivi del governo, ha messo in agenda proprio questo portare avanti la digitalizzazione del paese che, pensate, per il 40% non si collega a internet, vedremo poi per quali motivi. Ma che benefici può portare? Oltre a quello ovvio di eliminare le code negli uffici, per esempio, si potrebbe addirittura arrivare a un aumento del PIL, addirittura tra l'1 e il 2%, stimano alcuni economisti. Potrebbe anche quindi essere un'occasione per dare nuovo impulso all'economia, uscire dalla crisi. Cercheremo di capire come, in compagnia dei nostri esperti. Benvenuto ad Alfonso Fuggetta, che è docente di informatica al Politecnico di Milano, uno dei promotori per un'agenda digitale, direttore scientifico del CEF, il centro di eccellenza del Politecnico. Ben trovato. Grazie, buongiorno. Ben trovato anche a Marco Camisani Calzolari, che è docente di linguaggi digitali all'Università IULM di Milano e amministratore delegato di SpeakAge. Ben trovato. Grazie, buongiorno. Ben trovato anche a Marco Cappato, dei Radicali, ed è presidente di Agorà Digitale, della Commissione del Consiglio Comunale di Milano. Ben trovato anche a lei. Buongiorno. Dallo studio di Roma diamo il ben trovato a Carlo Infante, che è giornalista ed esperto di teatro, di nuovi media, di tecnologie per l'apprendimento. Ha creato il termine performing media. Ci parlerà, ci spiegherà poi di che si tratta, ma andiamo subito a capire un dato su tutti, e lo chiedo a lei, Camisani Calzolari. Professore, il 50% delle famiglie italiane ha il PC e internet. In Italia ci sono 20 milioni di smartphone, ma non interessano tutti, e solo l'80% delle imprese dispone di internet. Che quadro stiamo dando del nostro paese? Allora, innanzitutto è un problema fortemente culturale, cioè è un paese che culturalmente non è ancora preparato, e quindi momenti come questo sono molto importanti, perché non a caso siamo qui con Vigore, no? Per aiutarci, no? A dire che sostanzialmente c'è bisogno di draghettare un po' le imprese, le persone, insomma, verso un nuovo mondo che è molto più digitale di quello che stiamo vivendo. Quando fate un giro all'estero sapete tutti, cioè è più digitale di quello che viviamo in Italia. Quello che viviamo in Italia, quando si torna dall'estero si ha l'impatto da rientro, no? Che se fate caso voi, che insomma noi, ma chi viaggia, ecco, e non è solo perché le valigie arrivano un po' più in ritardo, perché non è solo quello, ma è perché insomma ci si accorge che si fa fatica a pagare un taxi con una carta di credito, piuttosto che non si riescono ad avere servizi base che potrebbero essere digitalizzabili, eccetera. È un problema culturale ed è un problema di come, perché sulla carta molti dei servizi che poi magari non funzionano sono teoricamente disponibili, ma lei provi a fare un certificato online se ci riesce. Per esempio, ho avuto esperienza di recente con l'università, fare un certificato online con l'università è praticamente impossibile, bisogna produrre tutta una serie di scartoffi, effettivamente è così. Tempo fa c'era la possibilità di fare la denuncia presso il sito della polizia online. Beh, era divertente perché quando, nella normale denuncia che si poteva fare presso un commissariato qualunque di polizia, chiunque poteva decidere in qualunque momento di andare in qualunque commissariato a fare la denuncia. Se invece la denuncia si faceva online, si doveva compilare un form e alla fine decidere anche presso quale commissariato e a che ora si andava a depositare, doveva andare a depositarlo. Perché per cui, comunque un momento in cui c'era la fisicità, per cui non solo non era per nulla digitale, perché bisognava addirittura dichiarare prima dove si, insomma, si Vabbè, sarebbe andati a professore depositare. È vero, lei dice la situazione è un gap culturale sicuramente, ma al di là di qualche disagio che possiamo pensare alle file eccetera, perché è sbagliato che l'Italia sia meno digitale? Magari fa parte della nostra cultura. Beh, non siamo competitivi, cioè così non si è competitivi. Economicamente? Oggi, ma sì, economicamente, come azienda, come sistema produttivo in generale, oggi ci sono altri ritmi, altre velocità, e quindi è necessario usare il digitale per essere più produttivi, per essere più efficienti all'interno delle imprese, ma anche a livello personale. E questo è sicuramente un grande gap, c'è una grande differenza tra noi e altri paesi, proprio culturale. Cioè, facciamo fatica, e da poco che abbiamo adottato le email, ancora molti dirigenti si fanno stampare le email, fanno rispondere alla segretaria,
si parte da lì, è un circolo da cui non se ne esce e sicuramente senza un passo culturale deciso, anche una buona infrastruttura, perché certamente quella della banda larga, il tema della banda larga è un tema importante, ma non è sufficiente, perché se poi non si è pronti ad utilizzarlo. Addirittura si parla di un, vero, camisari, calzolari, si parla di un aumento del PIL tra l'1 e il 2%. Sì, quella è una ricerca della Banca Centrale Europea, peraltro evidenziata sia dall'iniziativa Agenda Digitale, che peraltro vede, credo, tutti presenti qua come firmatari. Abbiamo tutti firmato, tutti sottoscritto, quella bella pagina del Corriere della Sera di un anno fa, e che oggi peraltro è portata con l'iniziativa e è ancora, voglio dire, portata avanti da tutti, personalmente siamo qua in questo momento, ma lo continuiamo a fare in altre sedi, siamo tutti più o meno molto soddisfatti di quello che sta facendo in questo momento, almeno apparentemente, insomma, il governo, perché finalmente se ne parla, no? Perché avevamo anche la frustrazione di sentirne parlare poco. Ed inoltre, ecco, ci sono anche altri gruppi, come per esempio il Digital Advisory Group, il DAG per semplificare, che è un altro gruppo di imprese, peraltro che comprende le più importanti, che anch'essa, insomma, anch'esso ha l'obiettivo di portare all'interesse della politica, delle PMI, insomma, i temi legati allo sviluppo digitale. Perché poi l'Italia, ma come si traduce questo? Si traduce poi in un aumento del PIL? Ma si traduce certamente in un aumento del PIL, ma in un aumento dell'occupazione. Ogni posto di lavoro perso a causa del digitale, ricerca peraltro McKinsey, porta 1,8 posti di lavoro in più. Quindi tutti quelli preoccupati di essere, insomma, sostituiti dalla macchina, a proposito dei luddisti, no? Che allora era il movimento che appunto era spaventato dalle filiere, dalle macchine industriali che avrebbero sostituito l'uomo, beh, qui c'è un 1,8 di posti più. È chiaro che sono posti di lavoro diversi, sono professionalità diverse, bisogna sapere l'inglese banalmente, questo è un paese che non conosce l'inglese, quindi si deve partire da lì, no? Io ogni tanto dico, ragazzi, non avete problemi con il lavoro? Il digitale è alla ricerca di nuovo, cioè stiamo cercando tutti di assumere, io ho un'impresa che assume, che sta assumendo nuovi, però non riesce a trovare, però non riesco a trovarli, faccio fatica, ma anche il famoso smanettone, cioè il ragazzo appassionato che è in grado di configurare dal router, banalmente perché non funziona in azienda, a installare il plugin sul blog, cioè cose lei non riesce a trovare il figure, non così. Si trovano, è più facile, non facilmente, ma tant'è che ho delocalizzato, trovo magari un laureato in letteratura, bravissimo, perché una volta ai figli si diceva vai a fare, no, studia legge, certo. Peccato che erano un po' poco lungimiranti, perché abbiamo un break pubblicitario ma non continuiamo tra poco, e magari poi ci dirà dove sta cercando queste figure, magari i nostri telespettatori sono interessati. A dopo. Misani Calzolari, la scuola come deve cambiare? È vero, per esempio ci hai parlato di competenze, lei ci ha parlato prima di una ricerca che fa per la sua azienda, per esempio, che non riesce a recuperare persone formate correttamente. Sì, beh, banalmente appunto noi stiamo cercando, no, quel tutto fare digitale che poi dovrebbe essere un nativo digitale. Io nativi digitali non li vedo, sono pochi, sono pochissimi. No, nelle varie aule, non so, università, ma anche in altre occasioni, quando vedo giovani e chiedo di alzare la mano, beh, salgono le mani solo quando dico chi ha Facebook, tutto il resto non lo usano. Sono quelli che solo fino a 2 anni fa, non avendo Facebook, non usavano proprio il digitale, non avevano un blog. Se io chiedo cos'è Foursquare, che è il primo strumento social di geolocalizzazione per dire io sono qua, chi è vicino a me lo dica, beh, non alzano mani, magari in luoghi con 100 ragazzi di 22 anni. Ecco, per cui attenzione, perché i nativi digitali dobbiamo ancora farli, non sono ancora nati, no? Ecco, in qualche modo, sono sulla carta. Sono sulla carta. Sono sulla carta. Quindi serve questo. A proposito dell'opportunità, mi raccomando, se ci sta guardando qualche smanettone, un multiskill, uno che sa fare, andate su speakage.com, se non riuscite a scriverlo vuol dire che non andate bene per noi. E lì mandate l'azienda di cui lei è amministratore delegato. Certo, vorrei aggiungere peraltro anch'io due note su quello che hanno detto i miei colleghi. Allora, dal punto di vista, sono d'accordo assolutamente, premetto su quello che dicono, perché in fondo ho visto che, a differenza di altri settori, in fondo su questo siamo tutti sempre d'accordo. Noi non ci siamo parlati prima di il problema di, forse, come diceva Cappato, giustamente, come è il tempo del come, del idee. Come si fanno le cose, come diceva anche prima Infante, e poi non funzionano le interfacce, anche se sulla carta quello strumento c'è, quel servizio c'è, ma poi non va, perché quando, certo, entrate in quel form e cercate di registrarvi, non si
vede sull'iPad, banalmente perché è fatto in flash, oppure appena sbagliate un campo tornate indietro trovate tutto vuoto. Questo è il problema di questi tempi, no? È il come. Due note. Allora, una sul tema del... Sono assolutamente d'accordo con tutto quello che è stato detto. Sul tema dell'editoria, sul tema dei diritti d'autore, ho letto e so che si sta facendo molto, perlomeno ancora parole, ma insomma è un governo peraltro appena stabilito. Quindi c'è il sottosegretario Paolo Pelufo alla comunicazione della Presidenza del Consiglio che ha la delega all'editoria e so che sta cambiando molto, nel senso che si sta impegnando a cambiare i temi legati all'IVA, perché quello che è stato sollevato prima è molto importante, no? Cioè, un IVA al 4% su certi prodotti analogici e al 21% che forse diventerà al 23% sull'equivalente sul digitale, quindi non c'è competizione. In più stiamo parlando di un periodo in cui la maggior parte di questi contenuti digitali dell'editoria e forse anche della scuola passa attraverso dei monopolisti, no? Che per quanto ci siano simpatici, ma tuttavia bisogna dirlo, che sono il mondo Amazon e il mondo Apple, che chiedono il 30% di quello che viene poi incassato all'editore, che quindi si ritrova chiaramente a dover passare attraverso quei circuiti obbligatoriamente, e sono monopoli che in qualche modo a livello legislativo si possono, come dire, curare, per usare un termine leggero. E quindi su questo, insomma, si finalmente sento muoversi qualcosa, si è parlato di questi temi e sono molto soddisfatto, perché a volte bisogna, effettivamente c'è chi è ancora giustamente al dente avvelenato un po' col passato perché ci hanno fatto soffrire, ma c'è un futuro che forse sta andando nella direzione giusta, almeno io ci credo. Primo tema era l'editoria e secondo punto, la scuola. Eppure i nostri ragazzi vanno ancora a scuola con lo zaino e i libri. Io ho un figlio di 8 anni che ha lo zainone gigante, il trolley, va a scuola. A scuola hanno la lavagna digitale, perché è una scuola privata inglese, dove lo fanno, usano perché è una scuola privata perché inglese. Una scuola privata ed inglese. È un peccato, no? Perché ho amici in Inghilterra, io passo molto tempo in Inghilterra perché è un'altra azienda là, dove dicono queste cose da noi sono normali, costano zero. Mentre voi, tu, per mandare tuo figlio a scuola ad avere le stesse cose che abbiamo qua, banalmente un minimo di interazione, di lezioni, di imparare, lezioni che insegnano ad imparare. E non le poesie a memoria, perdonatemi, una cultura insomma un po' digitale e poco umanistica, ma faccio fatica oggi a vedere i ragazzi di alcune scuole che continuano a imparare il passero solitario, ci mancherebbe, con tutto il rispetto, però ecco, per cui oggi c'è un nuovo modo di affrontare i temi e bisogna farlo nel modo giusto. No, sulla questione scuola io voglio continuare. Come prenderebbe il modello che lei ha scelto per suo figlio, lo trasporterebbe alla scuola pubblica? È possibile farlo? Ma sì che è possibile tutte farlo. Tutte le scuole con una lavagna ma digitale. Ma sì, ma il problema è che ci sono i computer a scuola, il problema è che i professori non li sanno usare, non li sanno accendere, e pensi che addirittura il problema non è nemmeno più quello, perché non è più il tempo di saper usare il computer. L'informatizzazione di base è già un concetto superato da quando ci sono i tablet con un tasto solo, perché io ad un ultracentenario che vive sulla montagna posso farlo navigare in internet e guardare e scoprire, non so, e controllare le previsioni del tempo con un tasto. Non c'è bisogno che lui sia pronto a navigare. Schiaccia un tasto, si accende, schiaccia altra icona e appaiono le previsioni del tempo. Lui in quel momento ha navigato in internet e ha usato un tablet. Posso dire un altro punto sul quale... Soltanto un'iniziativa da parte della politica, dello Stato, secondo lei per esempio le aziende cosa dovrebbero fare? Abbiamo visto l'80% soltanto utilizza internet, alcune non hanno addirittura internet. Ci sono moltissime aziende che il digitale lo usano non per virtù ma per necessità, e quindi da questo punto di vista più c'è competizione, più c'è concorrenza, più c'è apertura all'internazionalizzazione, più queste tecnologie diventano indispensabili. Le aziende vuol dire sia comunicare verso l'esterno e quindi vendere di più a mercati anche internazionali difficilmente accessibili precedentemente, sia all'interno dell'azienda, perché oggi ci sono strumenti grazie al web che gratuitamente permettono di condividere documenti, gestire la contabilità online e fare tutta una serie di attività in modo più efficiente, soprattutto risparmiando denaro, cosa che prima, a cui prima le piccole quindi aziende non potevano. Ottimizzare il lavoro interno ed esterno. Esternamente. Yes. Ultima battuta, dal punto di vista lavorativo, cosa consiglierebbe di dedicarsi, diciamo, gli studi dei ragazzi devono essere sempre più orientati a questo? A studiare materie legate a questo mondo, quelli più, come dire, più vicini, quelli che hanno un po' più dimestichezza, insomma, con il digitale, quello più duro, quello della programmazione, mandiamoli al corso di informatica del professor Fuggetta, adesso la battuta, ma insomma, mandateli a informatica, a imparare, insomma, a fare ingegneria informatica o informatica, quelli un po' più... C'è mercato, insomma. Ma c'è assolutamente mercato, i miei studenti... All'estero vengono, o in Italia? Ma anche in Italia, anzi l'Italia
l'Italia, proprio perché è rimasta un po' indietro, ha un gran bisogno di risorse, per cui assolutamente non è vero che molti dei nostri giovani più bravi ormai scappano all'estero perché hanno delle offerte professionali più vantaggiose. Quindi noi viviamo questo doppio paradosso: da un lato mancano o abbiamo bisogno di queste competenze e dall'altro ci facciamo sfuggire i giovani più bravi. Abbiamo il tempo a nostra disposizione, è finito. Ringraziamo allora gli ospiti che ci hanno accompagnato qui a Milano, anche a Roma, grazie a Carlo Infante, grazie agli ospiti che sono stati qui con noi. È tutto per questo appuntamento di Primo Tempo, alla prossima occasione.